In vista della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, sulla città di Firenze volano droni per controllare la presenza di assembramenti. Ieri, grazie a questa moderna tecnologia, sono state multate un paio di persone. Una prendeva il sole all'Anconella, un'altra pedalava in sella alla sua bicicletta senza un valido motivo. Si controlla dai cieli, ma i veri controlli sono a terra, con pattuglie impegnate su tutto il territorio. Il capoluogo toscano è blindato. Sì, i controlli li abbiamo intensificati già ieri. A partire dalle 14 sono attivi i droni sulla città. Oggi, sabato, ma anche Pasquetta saranno molto, molto seguite con carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale sul territorio con le pattuglie. Anche perché abbiamo registrato un aumento di traffico in questi ultimi giorni e questo dato è molto preoccupante. Molte persone cominciano a credere che siamo usciti dall'emergenza. Se fossimo usciti dall'emergenza, le scuole sarebbero aperte, le fabbriche sarebbero aperte. Non è così. Ci vuole molta gradualità, ma soprattutto, e questo è il momento in cui dobbiamo resistere, per questo i controlli saranno più intensi. Ricordo sempre che una passeggiata contro le regole può costare fino a 4.000 euro per chi trasgredisce.